I dazi annunciati dall'America rischiano di danneggiare pesantemente anche l'economia della Campania e sulla manovra allo studio del governo bisogna rinunciare ad idiozie come quella del DASPO ai commercialisti. A Salerno, per l'inaugurazione dei nuovi sportelli di IREN, la holding dell'energia, Vincenzo De Luca ha tutto campo sui temi d'attualità. Ma è sull'ambiente che il governatore punta con forza l'attenzione, sottolineando lo sforzo della regione sul fronte della tutela della salute e dell'ecosistema campano. Riflettori sul potenziamento della depurazione per le coste, ma anche sulla necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti, dove l'emergenza paventata nelle scorse settimane non c'è stata. Siamo molto dispiaciuti per alcuni suoi colleghi del sistema dell'informazione che hanno fatto di tutto per creare lo scandalo, il disastro, la tragedia. Poi, nonostante qualche comitato che non manca mai anche per le stupidaggini, credo che abbiamo affrontato con grande senso di responsabilità questa emergenza. Se Dio vuole ne usciamo fuori bene. Ovviamente l'impegno che dobbiamo metterci è quello di realizzare una gestione autonoma della regione Campania nel ciclo dei rifiuti. Per fare questo abbiamo bisogno, ripeto, di realizzare 15 impianti di compostaggio. Ci stiamo sostituendo ai comuni che non ce la fanno a realizzarlo. Il primo cantiere si apre a dicembre a Pomigliano. Il governatore è poi tornato a parlare della sua città, di cui da tempo denuncia la scarsa pulizia nonostante centinaia di dipendenti assunti, lamentele che hanno portato anche all'avvicendamento alla guida di Salerno Pulita. Io so che l'80% dei dipendenti di Salerno Pulita fa fino in fondo il proprio dovere. C'è un 20% che non fa il proprio dovere e non lavora. Allora noi dobbiamo capirci definitivamente. Nel comune di Salerno noi abbiamo stabilizzato oltre 500 dipendenti. Bisogna voltare pagina. Salerno deve ridiventare una bomboniera.